Mi chiedo se effettivamente questa serie avrà mai una fine e se entro FIFA 21 riusciremo a vincerlo questo scudetto. Oggi capiremo se la Roma è davvero pronta a fare il grande salto. Finisce 0-0 tra Roma e Juventus, tutto rimandato al finalissimo di stagione. E Roma-Inter, la semifinale d'andata della Coppa Italia. Arriva un movimento che è quello di Kanté! Golo Kanté! E poi Salah! E poi Salah! 3-2! 3-3. 3-3. Salah che sta arrivando in sovrapposizione, palla per l'11, dentro in qualche modo, per Ken! Moise Ken torna dall'infortunio e ci torna a far urlare per il gol del 4-3! 4-3! Partita incredibile! Ebbene sì, ci eravamo lasciati con questa clamorosa vittoria 4-3 all'Inter, remontata incredibile, che tra l'altro ho caricato su YouTube anche per gli abbonati e in modo integrale chiaramente, cioè questa piccola aggiunta. Vi ricordo che se vi volete abbonare non siete assolutamente costretti, avete dei contenuti extra. Chi non si abbona ha comunque i contenuti di sempre. Detto questo, vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, un paio di cose al volo prima di partire, di iscrivervi al canale se siete nuovi, siete qui per caso e godetevi soprattutto questo episodio. Perché il titolo lo avete letto tutti. E allora non sto scherzando, il finale di stagione è praticamente un film. E non è detto che i film siano sempre positivi. Andiamo per ordine però. Partiamo dal post Roma-Inter, dal post 4-3. Una partita clamorosa è quella che viviamo sul campo del Lecce, al Via del Mare. Partita all'interno della quale la Roma scende in campo dopo mezz'ora praticamente, perché nei primi 10 minuti va sotto per 2-0. Segnano la Mantia e Abdon. Poi ci svegliamo, prima Ken, poi Florenzi e a fine primo tempo siamo 2-2, ma non basta ancora, perché a inizio secondo tempo arriva un altro gol del Lecce, 3-2 per loro. E sembra una partita maledetta, una partita che non possiamo vincere, però non ci arrendiamo, perché ci teniamo a mantenere intanto l'imbattibilità, ma soprattutto la testa della classifica, mantenere il più 3 sulla Juventus. E infatti riusciamo a ribaltarla, prima Zaniolo pareggia, poi Kluivert a 9 dalla fine fa 4-3 e il quinto gol è anche la doppietta di Moise Kean, che è rientrato dall'infortunio, ha segnato all'Inter, ora 2 gol a Lecce, insomma, giocatore straordinario e lo sapevamo. Però la cosa bella è che in questo periodo abbiamo avuto modo di sperimentare anche un altro attaccante, di riserva se vogliamo, ma che poi si è dimostrato un gigante, soprattutto su FIFA, fortunatamente, ma anche nella realtà lo vogliono un po' tutti, Timo Werner, che infatti vince il ballottaggio con Ken per giocare la prossima partita, quella che la Roma affronterà al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain. Ottavi di andata della UEFA Champions League. Contestualizziamo tutto. Siamo 2 volte campioni d'Europa. Abbiamo vinto contro il Real Madrid nel 2020-21, contro l'Atletico Madrid nel 2021-22 e adesso siamo nel 2022-23, secondi nel girone, ma comunque sia, giochiamo la prima in trasferta contro un avversario che però si dimostra un po' più ostico del previsto. Per carità. Parte aggressivo ma sbaglia, perché dopo un quarto d'ora ci regalano la palla dell'1-0 che infatti sfruttiamo, segna proprio Werner che prima salta Areola e poi deposita in rete il gol del vantaggio. Ma è una mera illusione purtroppo, perché il Parì ha prima la forza di pareggiare la partita con Kylian Mbappé e poi nel secondo tempo segna anche Neymar. Finisce 2-1 e la Roma perde la sua prima partita in stagione. Tra l'altro, anche l'anno scorso in Champions, ottavo di finale, avevamo perso sul campo del Tottenham. Poi avevamo avuto la forza di vincere al ritorno, gol di Florenzi, e poi siamo passati noi ai calci di rigore. Quest'anno perdiamo 2-1, che forse è un risultato anche migliore rispetto all'1-0 contro gli Spurs, però attenzione all'avversario. Ne riparleremo perché sarà importante poi provare a fare l'impresa all'Olimpico. Prima però è importante reagire. Perché quando tu non sei più abituato a perdere, non hai mai perso in stagione e perdi una partita, tra l'altro così delicata, non è detto che tu sappia ripartire subito forte. All'Olimpico arriva il Parma,
Giornata numero 25. Il Parma sta facendo malissimo in campionato, in zona retrocessione. L'abbiamo battuto con tanti gol di scarto in Coppa Italia, ma in campionato ci danno sempre filo da torcere. Tant'è vero che dopo 9 minuti vanno in vantaggio con Machin, che tra l'altro è un prodotto del settore giovanile della Roma. Roma che non ci sta, pareggia con Nicolò Zaniolo. Gol pesante sì, però non basta. Neanche per riattaccare la testa in modo importante, il Parma ce ne fa un altro. Il Parma prima della pausa torna in vantaggio. E allora all'intervallo bisogna sistemare qualcosa, perché siamo nettamente più forti. Siamo sicuri di essere così demotivati? Siamo sicuri che non sia importante ribaltare questo risultato? Non siamo sicuri, siamo sicuri del contrario, e in particolar modo il più sicuro di tutti è Nicolò Zaniolo, che decide che questa deve essere la sua notte. Aveva segnato lui il gol del momentaneo pareggio e a inizio ripresa prima firma la doppietta per il 2-2 e poi ne fa addirittura 3-2, situazione ribaltata e finisce così. Tripletta che è la prima stagionale per Zaniolo, andando a memoria non la prima in questa carriera, vediamo se siete bravi e vi ricordate quando aveva fatto tripletta Nicolò, però pesantissima questa vittoria, insomma 3-2 al Parma, siamo contenti. E sapete perché siamo così tanto contenti e io ho questo sorriso da ebete? È perché il giorno dopo il Milan, come all'andata, batte la Juventus, vince 1-0 e quindi in questo momento la Roma è a più 6 sui bianconeri. Una notizia spettacolare, un po' meno spettacolare invece quella che arriva dall'infermeria, perché durante Roma-Parma si è fatto male Florenzi, per la seconda volta tra l'altro in stagione. Qui leggo out 3 settimane per una distorsione al ginocchio. Si riprenderà, non è 2 mesi come era stato in precedenza, 3 settimane sapremo sostituirlo a dovere. Intanto godiamoci questo più 6, però attenzione a cantare vittoria troppo presto, perché la Roma comunque in questo momento dimostra di saper ripartire con la grinta, con il talento di Zaniolo, ma sta dimostrando di essere forse un po' stanca, forse sta venendo meno il gioco, forse è semplicemente un momento down che in una stagione può tranquillamente starci. Beh, se sommiamo queste cose e aggiungiamo che il nostro prossimo avversario sarà il Bologna al Dall'Ara, e il Bologna quest'anno è la squadra rivelazione, è in zona Champions, diciamo che non è proprio un biglietto da visita perfetto. La Roma risponde bene inizialmente perché segna Ken, poi però al Bologna, poco prima dell'intervallo, viene assegnato un calcio di rigore. Parte Mariano Diaz, segna, pareggia la partita e poi, nonostante un secondo tempo dominato, la Roma non riesce più a ritrovare il vantaggio. 1-1 e striscia di vittorie consecutive in campionato che viene interrotta, ma soprattutto Juventus che vince a Genova contro il Grifone 3-0 e si riavvicina in classifica. Noi 72, loro 68. Soltanto 4 punti separano queste due squadre alla giornata numero 26. Prima della numero 27 c'è una partita molto importante. C'è da completare quell'impresa che eravamo riusciti a fare contro l'Inter nella fine dello scorso episodio e quindi nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. C'è da difendere quel 4-3, sapendo però che loro, vincendo 1-0, potrebbero passare in finale. Quindi noi dovremo difendere il 4-3 a San Siro contro l'Inter. Sempre a San Siro, tra Milan e Juventus, si giocherà il ritorno di una semifinale d'andata finita 0-2 all'Allianz, e quindi i rossoneri avanti clamorosamente. Vedremo che succederà anche lì. Intanto pensiamo alla nostra di partita. È una serata particolare all'interno della quale la fascia, come già qualche volta era successo in stagione, va sul braccio di Nicolò Zaniolo. In assenza di Florenzi per infortunio e Pellegrini per turnover, fascia al 22. Non gli aveva portato benissimo in stagione, però stasera vuole stupire, anche perché gioca nella sua San Siro, contro la sua Inter che lo aveva fatto esplodere calcisticamente, almeno a livello di primavera. E allora, che succede? Succede che il primo tempo, nonostante una buona pressione da parte della Roma, si mette male. Proprio all'ultimo secondo segna Lautaro Martinez. Proprio quel gol dell'1-0 che a loro basterebbe. Non ci stiamo. Andiamo a bere qualcosa, torniamo in campo stile Parma e prima Zaniolo pareggia la partita, poi Werner fa 2-1. Altra rimonta, situazione completamente ribaltata. In questo momento loro dovrebbero vincere 3-2, quindi farci altri 2 gol che non arriveranno mai. La Roma batte l'Inter a San Siro e diventa la prima finalista della Coppa Italia. Chi sarà la seconda? Io mi aspettavo già un Roma-Milan. Questi hanno vinto 2-0 a Torino e poi però hanno perso 1-3 a San Siro.
la Juventus ha clamorosamente ribaltato l'unica squadra che è riuscita a batterla due volte in stagione, anzi tre compresa la Coppa Italia. La finale, tanto perché questa stagione è praticamente scritta, dovrà essere, come ho detto nello scorso, anzi due episodi fa nel titolo, sempre Roma-Juve. Sempre archiviata la Coppa Italia, è tempo di pensare alla Champions League. Soltanto dopo aver battuto 4-0 il Genoa in un pomeriggio che tra i tanti gol vede anche il primo in Serie A per Riccardi. Arriviamo però al fatidico giorno. Martedì 14 febbraio 2023. È il dentro fuori, è l'ottavo di ritorno, è Roma, Paris Saint-Germain. Buonasera dallo Stadio Olimpico di Roma, benvenuti. C'è aria di rimonta, c'è voglia soprattutto di scrivere una pagina ulteriore della storia di questa Roma in Champions League. Due volte campione d'Europa ma sconfitta all'andata dal Paris Saint-Germain. Ebbene, quella prima e unica sconfitta stagionale contro i francesi grida vendetta. Stasera ci proveremo, sappiamo che potrebbe anche essere la nostra ultima notte in Champions, ma eventualmente chiuderemo col cuore. Tolisso. Perché a conoscenza di Marconi vuole lo scambio con Neymar, c'è cioè Salah che si mette in mezzo e interrompe i sogni di gloria dei due. Poi rinvio corto, Mbappé rovesciata per Pepe, dentro il pallone! Neymar! Gol del Paris Saint-Germain, 1-0 per i francesi al settimo minuto e si complica ulteriormente la situazione. Tocco centrale per Sanchez, Kluivert a sinistra, Werner centrale, la porta intanto il portoghese, vuole Zaniolo, occhio che Sanchez arriva dentro, palla per lui, Renato in area, destro di Renato Sanchez, palla all'angolino, 1-1 e Roma che è ancora sul livello del mare. Sull'assist di Zaniolo, implacabile sotto porta il 19. Altro gol pesante della sua stagione, 1-1 che non basta ancora, ma che ci ridà vita, che fa scattare il contropiede della Roma, perché c'è spazio per Cancelo, soprattutto per Salah, dentro anche Werner, di prima con il tacco per Salah, che può involarsi in porta, Salah! Che spettacolo! Questa Roma, che in contropiede fa felici i 70.000 dell'Olimpico, e ribalta! Tanto per cambiare la situazione come spesso ha fatto in questa stagione. 2-1 e parità perfetta rispetto all'andata. In questo momento si andrebbe ai tempi supplementari. Finisce al 90esimo la partita. Sarabia. Punta Mancini, riesce a crossare ancora Neymar di prima per Sarabia, torna Cancelo, ma non basta. Sinistro in porta e 2-2 e in questo momento Parì di nuovo qualificato. E Roma che è costretta a farne due. Partita pazza all'Olimpico. Bisogna ragionare, bisogna stare un po' più accorti dietro ed essere più cinici sotto porta, perché si può passare questo turno. Lodi cerca il cross, prende in pieno Salah che deve stare attento lì, poi Pellegrini in chiusura, l'apertura è per Cancelo che ha una prateria. C'è anche Zaniolo che è andato in campo aperto, ha esitato Nicolò ma comunque arriva sul pallone. E quindi Marquinhos su di lui, Zaniolo lo sfida, lo vuole saltare, cerca un rimorchio, va dentro, il pallone per Kanté. Casemiro ha chiuso, poi Pellegrini con Vinicius, alla meglio il 7 che arriva e serve Salah. Poi Zaniolo al limite, destro-sinistro, tocco ancora per Momo in area, Salah vuole inventare dentro, non passa per Werner, poi Zaniolo raccoglie, Werner! Al volo! Stava per fare qualcosa di illegale. C'è Zaniolo, Kanté, c'è Berchkarian a sinistra, la può portare Kanté, c'è Ken che attacca lo spazio, lo manda Kanté, occhio a Ken che vuole andare sul destro ma Lodi torna! E fa un miracolo per il Parì. Roma che chiude e può anche ripartire. Pellegrini per Salah, c'è Ken che vuole palla verticale, Salah lo vede e lo manda. Poi attacca centrale, lo aspetta Ken, lo serve adesso con Zaniolo in mezzo, Salah al centro, Zaniolo! Sul fondo! Sul fondo! Qui male Tierney, male Mancini e gol di Vinicius. La dormita difensiva della Roma. Gol del 3-2 di Vinicius Junior. Partita che finisce. Roma eliminata dalla Champions League dopo due successi consecutivi. Due volte campione d'Europa la nostra Roma. Oggi invece cambia qualcosa perché ci arrendiamo a un gran Paris Saint-Germain, a una squadra piena di talenti
quest'uomo l'ha decisa, ma hanno giocato tutti molto bene. Peccato, perché forse la Roma meritava qualcosina in più, almeno in questa seconda partita. Mi sudavano le mani in quel momento, sentivo proprio la rabbia salirmi, non so se mi capite, però ho dovuto accettare questa sconfitta, perché può capitare, e forse era anche il momento di passare il testimone, perché quest'anno abbiamo deciso che dovrà essere il nostro per quanto riguarda il campionato. Proviamo a dimostrarlo sempre di più. Chievo-Roma finisce 0-2. Poi, la domenica successiva, la Roma ospita un Napoli settimo in classifica e dimostra ai partenopei tutta la differenza del mondo, perché dilaga totalmente. I giallorossi segnano a ripetizione, Ken alla fine della partita farà 3 gol, 1 Florenzi al rientro dall'infortunio, 2 Zaniolo, e la Roma in totale vincerà 6-1 contro il Napoli. La vittoria più umiliante che abbiamo inferto ad un avversario in questa carriera a livello di campionato. C'è chi si ricorda tra di voi uno 0-8 allo Shamrock ai sedicesimi d'andata di Europa League della prima stagione, ma quella era un'altra storia. E quindi 6-1 al Napoli. La Juve però non fa una piega. Dobbiamo continuare a vincere. Dovremmo continuare a vincere, perché in realtà la sbornia post 6 gol al Napoli si rivela decisiva quando andiamo a giocare al Gavi Stadium contro l'Atalanta. La Roma prova, sì, ma non riesce. Il gol di Salah nel primo tempo illude, poi è solo Dea. Finisce 3-1, è la 30ª giornata e la Roma perde anche la sua prima partita in campionato dopo le 2 in Champions League. È un regalo alla Juventus, che a Parma non fa una piega. 0-2 e la classifica in questo momento cambia totalmente sapore. Roma 81 punti, Juventus 80. Un solo punto di vantaggio da difendere e adesso noi abbiamo il derby. La trama di questa stagione ricorda sempre di più quella di un film, e come in ogni film che si rispetti, arriva il momento in cui rischi di precipitare all'inferno, ma hai anche la possibilità di rialzarti. L'attimo in cui incontri sulla strada i rivali storici, ai quali vuoi ribadire che questo è il tuo momento. Sono le 12:30 di domenica 9 aprile 2023, è il giorno del derby. Buon pomeriggio dallo Stadio Olimpico e benvenuti alla 31ª giornata di campionato. La classifica in vetta è tiratissima, la Lazio è lontanissima, ma ha tutta la voglia di rovinare la festa scudetto ai giallorossi, come già successo in passato. Insomma, tanto pepe, come se non bastasse, su una partita che storicamente è diversa dalle altre. Tocca il pallone Moise, è cominciato il derby. Cominciata Roma-Lazio, Cataldi in verticale per Waldschmidt che vuole creare spazio, poi ancora Cataldi, apre su Lazzari, è solo e lascia partire il cross, Cancelo sulla linea, aveva bucato Paolo Lopez ma non è finita, Dalves per Lazzari, pallone ancora al 10 che può inventare, fuori da Kine, finta con il mancino, tocco per Cataldi, ancora Kine, riapre su Lazzari al cross, Mancini questa volta, a vuoto anche Sanchez, arriva Salah, non la prende nemmeno lui, partenza rocambolesca del derby, aggredisce subito la Lazio ma può ripartire la Roma con il lancio di Sanchez, perfetto per Ken, ma ci mette il piede Franco, sale pure Zaniolo, dovrebbe partire anche Ken con la punta Nicolò per Moise che salta in qualche modo Patrick, fugge Ken contro Stracoscia, Ken sul palo, incredibile palla gol per la Roma, Moise Ken sempre cinico, stavolta meno del solito, uno contro uno con Tierney. Vuole saltarlo Lazzari, c'è spazio ancora centrale per Waldschmidt in area, vuole una sponda, trova Cataldi, ancora Waldschmidt, poi Cataldi, destro! E Lazio in vantaggio, proprio al tramonto del primo tempo arriva il gol da parte del capitano biancoceleste, Danilo Cataldi sblocca il derby. Attenzione, perché si sta creando una situazione davvero da film. E se spesso siamo stati noi a rimontare dopo un campionato di inseguimento, questo campionato che abbiamo dominato rischia di scivolarci dalle mani. Di testa Cancelo, ancora verso Salah. Roma che mi sembra partita decisamente aggressiva in questo avvio di ripresa. Zaniolo dentro il pallone per Ken Stracoscia, non è vero. Parata incredibile con non so cosa di Stracoscia. E poi Franco scivola, ma è tutto buono, quindi Ken può ancora attaccare da quella parte. A rimorchio per Kanté, che deve trovare una sponda. C'è Pellegrini, va in porta, prende Vesino, poi Salah, fuori gioco di non so chi. Ma comunque gioco fermo. È una buona Roma, ma signori, bisogna segnare. La prende Kanté, e quindi Zaniolo, col petto orientato. Vuole partire, aspetta Salah. Palla per Momo.
Ancora Pellegrini, stavolta c'è più spazio, finta il destro, palla che rimane lì, poi se la perde due volte, anzi tre! Tre rimpalli per l'1-1, siamo vivi col gol di Pellegrini, uno dei gol più fortunati, senza dubbio, della nostra carriera, ma forse anche uno dei più importanti. Ancora Pellegrini, fuori per Kanté, c'è dentro Ken, servibile, palla infatti per Amoise che la difende, la crossa con deviazione, calcio d'angolo per la Roma. C'è concentrazione sugli spalti, anche se alla paura è subentrata la voglia. Salah verso Ken, anzi verso Stracoscia, Romagnoli la tiene, Florenzi può calciare, destro deviato, traversa! O forse incrocio di uno sfortunatissimo Alessandro Florenzi, che aveva calciato bene. La prima deviazione è sfortunata, ma poi addirittura traversa, ragazzi, è incredibile. E allora secondo angolo di fila per la Roma. C'è Pellegrini verso Romagnoli che la colpisce, non verso la porta, poi Chierni raccoglie, può provare, se l'allunga, rimpallo ancora, stavolta lo vincono loro. Questa è la scelta per l'ultimo scampolo di partita, Florenzi va a destra ed eccolo qui, Pellegrini, vuole subito Ken che va a ricevere il pallone. Ancora Pellegrini con Kluivert in mezzo, lo spazio non sembra molto, poi Zaniolo prende il tempo, entra in area, Zaniolo calcia come peggio non poteva, Nicolò. Dobbiamo pressarli, adesso Florenzi in zona, chiuso, poi la recupera molto bene, Ale non ha mollato, ancora Florenzi, cost to cost, in area, può metterla per Kluivert, murato da Cataldi, Kluivert, Kanté, per Ken, in area, vuole Florenzi, sul fondo, inventiamo qualcosa, Moise, servono rinforzi. C'è Zaniolo in zona, palla per Nicolò che può andare in area, Zaniolo, con calma, va da Ken, Ken, Stracoscia, non è possibile, non è umanamente possibile. Sono sicuro che Stracoscia tutte queste parate in stagione non le ha fatte. Kluivert, vuole ancora Ken, in area, si gira, ha preso il tempo. E Ken non aveva mai sbagliato sotto porta tutti questi gol. Palla ancora dentro per Schwarzschmidt, tacco, poi Lukaku, il suggerimento per Kine, ancora Lukaku, Tierney su di lui, Lukaku non molla, si rialza, continua ad attaccare, sempre Lukaku a rimorchio e Romagnoli ancora, poi Vesino al volo, Romagnoli in calcio d'angolo. Non te la do sta soddisfazione FIFA, non te la do. Cataldi dalla bandierina, Pellegrini a metter fuori. Dove sta arrivando Kluivert, ma presumibilmente arriverà anche il fischio finale. Ed è così. È così. La Roma non vince il derby. Finisce 1-1. E va bene. La Roma molto probabilmente in questo turno di campionato verrà sorpassata dalla Juventus. 1-1. Un maledetto 1-1. Un odiato 1-1 in quel momento. Un misero punto che non ci serve, penso io. Perché la Juventus vincerà la sua partita e ci sorpasserà. In una domenica maledetta, in un finale di stagione che sta disegnando veramente qualcosa di nuovo, qualcosa di terribile, di terrificante. Però mi sbagliavo perché l'1-1 diventa improvvisamente un risultato gradito quando leggo gli altri risultati di giornata e spicca uno Juventus-Samp finito nello stesso modo, 82 noi, 81 loro. Sospiro di sollievo e questa volta ci siamo salvati. Ma non ci dobbiamo abituare. Dobbiamo tornare subito a vincere. La Roma lo sa e ne fa 5 all'Udinese. Finisce 5-1 alla Dacia Arena. La 33esima giornata mette di fronte all'Olimpico Roma e Inter. Diciamo che non sono proprio un avversario gradito. Perché non hanno nulla da perdere. Perché vogliono fermarci a tutti i costi. E perché noi l'ultima in casa non l'abbiamo vinta. Era il derby. Dobbiamo ripartire, lo facciamo alla grande. Dopo 6 minuti Renato Sanchez al volo col destro fa impazzire l'Olimpico. Poi l'Inter risponde subito praticamente nello stesso modo con Loftus-Cheek. 1-1 in 10 minuti. Vi sembra folle? Lasciatemi raccontare. Al 14esimo la Roma torna avanti con Timo Werner. 2-1 in 14 minuti. E questo forse è un po' più folle. Ma fidatevi, non ho ancora finito di raccontare. Al 21esimo in contropiede Zaniolo fa 3-1. Altro gol di Nicolò all'Inter. 21 minuti.
4 gol totali, 3-1 per la Roma, che da questo momento in poi amministra. A 6 dalla fine arriva un colpo di testa di Loftus-Cheek che accorcia le distanze, ma non basta. Roma 3, Inter 2, vinciamo anche questa. Roma 88, Juventus 87. Sempre quel punto, che è poco ma basta, perché se dovesse finire così il campionato, lo scudetto sarebbe nostro. E però, prima di cantare vittoria, bisogna andare a giocare a Genova contro la Samp. Squadra contro la quale nella gara d'andata avevamo giocato la nostra peggior partita, pur riuscendo a vincere 1-0 grazie a un gol di Salah. Squadra che non più di 10 giorni fa ha fermato la Juventus a Torino. E quindi sottovalutarla, soprattutto andando a giocare a casa loro, sarebbe un grave errore. La Roma non lo fa, ma si percepisce nell'aria che qualcosa oggi deve forse andare storto. Segna Yankto nel primo tempo, il gol dell'1-0. Al settimo della ripresa, la Samp raddoppia 2-0. Se nel primo tempo i giallorossi avevano dato segni di vita, nella ripresa il nulla. Fino al 61esimo, quando si accende la luce, segna Ken, il gol che accorcia le distanze e che può ridarci vita. Quello che ci fa sognare è una finale diverso, magari una remontada, che non sarebbe la prima. Non è così, perché a 20 dalla fine Romero fa 3-1 e riporta la Roma con i piedi per terra. All'83esimo, a 7 dalla fine, i giallorossi concludono al meglio una strepitosa azione e Renato Sanchez accorcia ancora le distanze. Fa 3-2, ridando vita alla Roma, che però da quel momento in poi non riuscirà a costruire neanche una palla gol. E finirà così. Roma che non aveva perso una partita in stagione e tra la 30esima e la 34esima giornata ne ha perse due. Due che ci hanno riportato da più 4 a meno 2, perché la Juventus ha battuto il Napoli. Sembra un inferno adesso. Sembra un inferno, ma possiamo ancora reagire. Perché la 36esima giornata sarà Juventus e Roma. Avremo la concreta possibilità di rimontarli ancora, di risorpassarli. Intanto dobbiamo andare in ordine e chiudere questo episodio. Arriva la Fiorentina in una partita che è tutt'altro che semplice, soprattutto da un punto di vista psicologico, ma che ci regala emozioni positive e anche marcatori graditi, perché Kanté segna un grandissimo gol dopo 6 minuti sbloccando la gara. Nella ripresa è Florenzi a fare 2-0. Poi nel finalissimo di partita arriva un gol inutile di Seferovic e finisce così. Dopo 35 giornate di campionato, siamo al 30 di aprile, la Juve, che ha vinto il derby contro il Torino, conduce a 93 punti. La Roma segue a 91. 270 minuti alla fine del campionato. Alla fine di un campionato pazzesco, tra l'altro. 90 dei quali, i prossimi per la precisione, saranno un faccia a faccia. Non valgono 3 punti, valgono 6 punti quei 90 minuti. Mi fermo qui però e ci vediamo in settimana con un finale thriller.